una cozzaglia di pezzi. Citano il passato, ma poi montano un sacco di roba a orpelli inutili. Costa tantissimo rispetto a quello che monta, che è roba buona, per carità, ma costa tanto. E poi l'affidabilità, la rete dei concessionari, insomma, la compri, non la compri, e poi chi ti segue, da che meccanico la porti, insomma. Avrà dei pregi questa moto? Certo. Ah, ok, allora ne parliamo proprio in questo video, che è un po' di prova su strada e un po' di chiacchierata nel podcast. Bentornati, direi questo, e direi anche di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di lasciarci il like e di commentare qui sotto al nostro Tony. Secco. Questa è una storia che è iniziata più di un secolo fa, perché l'MV Agusta, parliamo del 1919, però ho iniziato a fare le moto nel 1945. Questo è un nome storico ormai nel moderno per quanto riguarda appunto il marchio di Skyranna. Brutale. 20 anni fa, nel 2001, un certo Massimo Tamburini semplificò le linee dell'F4 e portò una nuta sul mercato stratosfericamente bella. Sono passati 20 anni e è arrivata lei. Molto diversa, ha delle cose che la richiamano, le linee, i concetti, il serbatoio, gli scarichi, il musetto, però è cresciuta sotto tanti aspetti. Oggi la scopriamo insieme. Con questa RS, differentemente dalla RR, si vuole portare una moto iper naked, super tirata, però alla portata di tutti. Anche da usare su strada, o meglio, soprattutto su strada. Non l'ho ancora provata. Sulla carta già si fa capire che ci vuole il cazzo duro. È impegnativa. 208 cavalli, 117 Nm, però espressi molto in alto, 11.000 giri. Quindi, essendo un motore vecchia scuola come piacciono a me, no? 4 cilindri in linea, canta in alto, tanto in alto. Dicono che di coppia sotto ce n'è pochina, la proviamo e ve lo dirò meglio. Il muso è molto particolare, questi semimanubri anteriori, differentemente appunto dalla RR, sono rialzati, sono sempre semimanubri, quindi non c'è un manubrio unico, ma portano la seduta un po' più in alto. Infatti, se ci sto sopra, sto carico comunque in avanti, sui polsi, da vera sportiva, perché si sente subito. Comunque, anche se ha le spalle larghe, in mezzo alle gambe, la seduta al centro è strettina, quindi è giusta. Carica in avanti, è una seduta sportiva, di sicuro non da passeggio, però rispetto alla RR promette una guidabilità più sfruttabile su queste strade qua. La firma LED luminosa anteriore, che richiama anche un po' un faro Porsche, se vogliamo, mantiene un family feeling con il resto delle moto appunto della casa di Skyranna, ed anche col faro originale dell'MV, brutale. Come la tradizione, il telaio è a traliccio di tubi in acciaio con trattamento al cromo molibdeno. È un MV, è giusto che sia così. Va di moda, alette, un po' plasticose, sinceramente esteticamente sono fighe, però la funzionalità lascia il tempo che trova, no? Poi forse l'allargano anche un po' troppo. È vero che da qualche parte rispetto alla sorellona RR dovevano risparmiare, però sto copricarter un po' così lascia il tempo che trova, lascia un po' a desiderare, perché qui sotto vedere un po' tutta la componentistica che si muove, la frizione eccetera, insomma avere dei carter particolari non sarebbe stato male. È vero che se hai fatto 30 fai 31, intendo di 1.000 euro. Questo culone posteriore è decisamente imponente, apprezzo lo sforzo estetico di ricavare queste, tra virgolette, prese d'aria, queste condutture dell'aria al posteriore, però sinceramente la appesantiscono un po'. Ha un bel culone sta moto, particolare, magari a voi piace, questi quattro scarichi sono fighi, però nel complesso la trovo un po' sgraziata, un po' troppo culona, sembra un'ape, no? C'ha il vitino stretto stretto dove stai seduto e poi c'ha queste spalle larghe e sto culone largo. Poi per carità, il culo se è fatto bene è bello anche largo. C'è poi sto comodino appoggiato qua così, di dubbio gusto, che forse può essere utile per portare la tipa dal ristorante a casa, Io non mi ci metterei mai. Non hanno rispettato quella che è la tradizione, l'heritage di questa moto con questo modello qui? Sì. Cioè, qual è il problema principale? Qual è? Partiamo subito col difetto che hai riscontrato, il peggior difetto. A me non piace nel complesso esteticamente, perché, ripeto, la trovo sgraziata, la trovo opulenta, una cosa un po' troppo barocca. Forse per il mercato in cui volevano andare, un po' la Russia, un po' il Medio Oriente, tutto quel lato di là. Però insomma, un po' pacchiana? Troppo piena, too busy, come dicono gli inglesi, gli americani. La prima brutale l'avevano pensata due signorini, insomma, mica da niente, Tamburini e Castiglioni, partendo dall'F4, hanno spogliato
quella meravigliosa moto e hanno creato la Brutale, che era un equilibrio perfetto fra linee, sovrastrutture meccaniche, proporzioni fra spazi vuoti e componenti. Ci sei rimasto male, lo vedo. Sì, sì. Sì, no, me ne accorgo. Tra l'altro, Antò, scusate. Cioè, l'hai vista là dietro? Là dietro, mentre guido, sembro sulla Vespa. Ah, scusa. Ma no, adesso volevo ricordare ai ragazzi che ci seguono, anche le ragazze, spero, poche ma buone. Sempre. E il primo video che abbiamo fatto su Officina del Pilota con te era proprio di un MV, che era tutt'altra roba. La vogliamo ricordare in tre parole velocissime? L'F3 800, quindi una delle moto più belle della storia, perché era appunto anche lì una sintesi dell'F4 originale, ridisegnata da Adrian Norton, che era un allievo di Tamburini. Certo. Quindi era una moto che aveva un suo perché, assolutamente, una delle più belle. Però sottolineiamo anche il fatto che i gusti sono gusti, cioè certo. Ora, chi è entrato in questo video e c'ha questa moto, l'ha acquistata, certo, il proprietario, non vorrei che si risentisse, perché sul discorso estetico non voglio mettere bocca. Tu ovviamente sei più dentro al settore, quindi è giustissimo che tu dica, anche io la trovo un po' troppo carica di cose. Poi parliamo di MV, capito? È come dire la Ferrari. Ok, che l'hanno fatta, l'hanno involgarita un pochettino. Esatto. Ci sono andato qui, perdonatemi, però a questo punto e salteremo dalla scrivania alla strada, certo. Raccontami come l'hai sentita alla guida, come si guida questa moto, cosa trasmette. Quello è sorprendente, nel senso che non è una guida da un punto di vista meccanico eccessivamente moderna, perché è un motore 4 cilindri in linea che urla in alto, quindi proprio un motore vecchia scuola, e che in questo caso invece segue la filosofia di quella che era l'F4. Quindi quello mi fa impazzire, perché è il suono che mi piace, è l'erogazione che mi piace. E poi qui c'è un fortissimo richiamo al passato, le quattro canne d'organo con cui appunto Tamburini firmò la prima F4, c'è un richiamo giustamente alla tradizione, alla storia anche recente di MV Agusta. Come cazzo suona sta moto? Te la facciamo risentire. Aspetta, prestaci un attimo, metti le cuffie, senti meglio. Quello di cui vi parlavo. Sente la nota, è quella giusta. Che figo il suono così, non crossplane. Senti come sale dei giri, porca miseria. E questi sono solo 9.000. Questa moto suona e canta in una maniera divina, l'avete sentito, ma la cosa bella è che lo scarico è completamente originale, non so neanche come facciano a farla cantare così. Ovviamente, parer mio, uno scarico aperto se lo merita, possibilmente rispettando le geometrie e l'estetica di quello originale. È una cosa incredibile, indescrivibile, rauco, grosso, cupo sotto, ai bassi poi esplode, senti come aspira, wow, come borbotta sotto, poi scali un po' di marce, siamo in race, e la senti così. Porca miseria! Questo per me è l'audio, questa è la colonna sonora che deve avere una moto sportiva per me, non ci posso fare niente. Vecchia scuola anche nel suono, la voglio così.
Perché ti piace l'erogazione? Com'è? Perché sono abituato ai quattro cilindri, okay, e mi piace avere il gas in mano con quell'erogazione lì in alto. Cioè io tendo distinto a guidare come se avessi sempre un quattro cilindri. Okay. Non sono tanto abituato alla coppia in basso, è per quello che mi sento più a mio agio. Okay. Ovvio che fa meno strada di un V4 di Ducati oppure del bicilindrico Super Duke KTM, chiaro, che c'ha una spinta poderosa. Subito anche sotto. Sotto i bassi, certo, e i medi. Questa no, però questa sopra gli 11 quando spinge è paurosa. E quanti giri fa? Questa arriva a oltre 13.000 giri. Ok, sì, ok. Sì, l'hai sì, tirata? Gli hai dato la moto l'abbiamo. Sì, abbiamo. Addirittura, cosa bella, uno dei pregi di questa moto è l'unica che ho provato finora che ha il launch control attivabile immediatamente sul, okay, ponte di comando con il pollice destro. Quindi tu, senza entrare né spippolare, premi un tasto e fai subito, ecco, la partenza. E questo è un pregio di come quello si mi guida. Sono divertito come un pazzo. Certo, parliamo di, ecco, bruci quindi, la frizione. Allora, ti è piaciuta da guidare? Tanto, tanto. Ciclistica com'è? Com'è? La moto è molto stabile, ha un'ottima agilità, non è leggerissima, 186 kg a secco, cioè non è una moto pesante. Stiamo parlando però nella sua categoria, un Hyper Naked, una moto che costa 30.000 euro. 30.000 euro. Ce ne sono altre che pesano un pochino di meno, però è una moto equilibrata, oh, da quel punto di vista. Sì. Di... Però si guida bene perché questa è la RS, che rispetto alla RR è meno estrema, ma invece è guidabile. Cioè, pensa alla RR, è soltanto un oggetto da salotto, perché sì, i semimanubri praticamente ce l'hai ancora più in basso. Già questa è una moto estrema da guidare su strada, pensa a quell'altra ancora. Ti fa capire che la... Questa tipologia di moto MV, come la Rush e appunto la brutale RR, sono forse più oggetti vezzi estetici che oggetti da utilizzare veramente. Questa invece, la RS, è utilizzabile. Tra l'altro una moto che ha più di 200 cavalli. 208. E sono tanti, anche se pensi, sono più di quelli della Desmo 16 sì, RR. Di serie, di originale, sì. Cioè questa moto fa più di 300 km orari. È impossibile andarci perché pensa l'aria che prendi senza avere una protezione aerodinamica. È una moto folle anche da sui numeri, parli, capito? Io che non l'ho guidata, da come parli sembra essere tutta sbagliata. Ma... Mi fa un po' incazzare. Ti fa un po' incazzare. Perché sono uno che vuole un prodotto che ha una logica, capito? Poi te tradizionalista, figurati. Quante ne hanno vendute? Ah, non lo so, io dal vivo per strada non ho mai vista una in Italia. Oh, è vera sta cosa, raga? Cioè, non ci sono... Io non ho mai incontrato uno che c'ha un MV per strada, questa intendo. La brutale. La brutale, sì. Solitamente si vedono le F3800, qualche volta in pista, molto rare. La super veloce, per esempio, forse la moto più bella sui listini attuali, in assoluto. E anche quelle se ne vedono poche. Io di questa per strada non ho veramente zero, non l'ho mai incontrata una. Chiaro, chiaro. Ok, mi dispiace un po' questa cosa. Da come potete notare in queste immagini, le strade erano... come un biliardo, giuste, perfette, giuste, sì, sì, curvoni, anche curve più lente. Abbiamo, no? Beccato un po' di pioggia, di velocità, che è un po' guastato, però il posto era giusto. Di velocità sicuramente ne hai fatta, spinge, sì, spinge tanto. Spinge tanto in proporzione al fatto che è un 4 cilindri, quindi da, okay, sopra gli 11.000 giri sei nell'iperspazio. E aerodinamica di questa? Zero. Ok, quindi devi sfruttare il faro. Quindi questo devi non è il massimo. Non è il massimo. Beh, è una naked, è una nuda. È un hyper naked, come si dice oggi, quindi è il top del top delle nude, però la protezione aerodinamica nulla. I semimanubri di questa versione, essendo un po' più alti, ti aiutano, un po' più alti e più larghi, ti aiutano ad avere una posizione comunque sfruttabile su una guida sportiva, fra i cordoli, però non è proprio la moto dei cordoli, o per strada. Com'è in città? Inguidabile, soprattutto perché il cambio elettronico è totalmente tarato per correre. Ma funziona benissimo, quindi... fa la doppietta benissimo, ma se lo tieni sotto i 6.000 giri è ruvido, 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 borbotta, ti sposta. E poi fa una cosa molto strana, okay, sempre perché fa la doppietta benissimo, ma te la fa se fai la staccata della vita. Se tu stai andando piano, lui ti dà il colpo all'acceleratore, cioè tu stai decelerando dietro una macchina nel traffico. Cavallo pazzo. Sì, butti giù una marcia e lei ti spinge avanti perché ti accelera, capito? Singhiozza. Sì. Tutta una serie di cose. E anche l'erogazione, l'on-off del gas, se sei sotto il suo range di utilizzo, sta lì che fa... così, capito? Ma anche dei pregi, ragazzi. Sì, sì, perché se la lanci è godibilissimo. Infatti lei così, 117 newton metri, che non sono affatto pochi, li esprime in alto, intanto in alto, sentila,
a 11.000 giri al massimo. Pensa che roba, pensa che piccole coppia, quanto vuole continuare a urlare fino a 15.000 per strada, è quasi infattibile. Moto italiana top di gamma, ed è giusto che ci siano queste gomme qui. Pirelli Diavolo Supercorsa SP, promettono bene, sono gomme che conosco e che decisamente mi piacciono. Quelle che quando si scaldano, anche se sono stradali, ti affonda il dito dentro. Distribuzione a doppio albero, a camme in testa, valvole radiali, bicchierini con trattamento DLC e una marea di componentistica dentro sto motore al titanio. Le sospensioni sono completamente regolabili, ma meccanicamente, a differenza della RR con monta tutto Hollins, qui abbiamo una Marzocchi all'anteriore 43 mm con trattamento DLC degli steli che ne favorisce lo scorrimento, molto sostenuta, che promette comunque un grandissimo funzionamento su strada. Al posteriore invece abbiamo un mono sax, anche questo completamente regolabile a livello meccanico, e la cosa figa è che puoi regolare anche due tipologie di interventi differenti in base alle velocità, basse velocità e alte velocità. L'ammortizzatore di sterzo invece è sempre lo stesso della RR Hollins. Si risparmiano un po' di soldi quindi rispetto alla versione RR, però secondo me su strada funziona decisamente bene, non c'è bisogno di spendere di più. Senti quando cambi passo, diventi allegro come si comporta il cambio. La frenata è al top di gamma, ma ovvio, tutta Brembo. Come vi dicevo prima, è una moto che a listino sta a 29.050 euro. Quindi comunque una moto impegnativa e giustamente anche da un punto di vista economico monta il top di gamma di quello che si può avere. Infatti all'anteriore ci sono delle pinze monoblocco Brembo stilema nostre amiche a quattro pistoncini, i dischi sono flottanti anch'essi Brembo 320 mm, quindi frenata super poderosa unita alla pinza radiale che già conosciamo, abbiamo già provato su altri competitors. La frenata quindi è decisamente molto modulabile, gestibile con una potenza esagerata. Questa la moto te la puoi mettere per cappello anche al contrario. Cioè la meccanica di questa moto, come le gomme, sì, monta delle Diablo Supercorsa SP. Cioè l'allestimento di serie di questa moto è giustissimo. Monta degli ottimi componenti, quelli giusti, le gomme giuste, sì che non ha le Hollins come la RR, ma c'ha la Marzocchi davanti, il sax dietro. Ci mancherebbe pure. Funziona per 30.000 euro. Bravo, per quello è il punto, cioè capito? Cioè, allora, per... è inutile mettersi a discutere sul fatto se Antonio Gargiulo, detto Hangar, senza H, quindi Hangar, tu non la compreresti mai. No. Ma certo. Mi dispiace, ma no. No, ma il bello di questo tavolo qua, di questo podcast, con le immagini, è proprio quello di fare una chiacchierata dicendo le nostre sensazioni più pure. Questo video è stato registrato un po' di tempo fa, non è proprio recentissimo. Sì, abbiamo avuto problemi nel montaggio, quindi ci siamo un po' allungati nella pubblicazione. Hai cambiato parere o è sempre... No, sono più incazzato di prima. Perfetto. Allora, stasera ti offro una pista, così ti passa l'incazzatura. La cosa che ti fa incazzare di più è proprio che è una, che è un MV che ha cambiato troppo DNA. È un peccato, sì. È un peccato. Speriamo che la nuova guida, la nuova proprietà di MV risolva le grosse pecche che ha avuto negli ultimi anni. Però è un modello, non è che sono tutte così. No, sì, però è un marchio che negli ultimi anni ha vissuto... Cioè, tu pensi che la direzione sia questa? Così sbagliata anche per i prossimi modelli? Ora si riparte da capo, non si sa. Spero che KTM, che ora è proprietaria del marchio, dia innanzitutto una grande mano per la rete delle concessionarie, quindi sia supporto nella vendita sia nel post vendita, che è fondamentale. Quindi su questo sicuramente gli austriaci daranno una mano. E da un punto di vista di qualità della produzione, KTM su questo non mi fa preoccupare, non so da un punto di vista estetico, spero si salvino i buoni designer e i buoni artigiani della rete MV, perché per esempio una chicca, tutte queste moto qua vengono assemblate da un artigiano, chiamiamolo così, a Schiran, a Varese, che poi firma la moto, c'è la targhetta con il nome della persona che ha assemblato quella moto. Sì, no, una cosa carina. È tutta numerata, cioè, sì, sì. Capito? Sono queste le contraddizioni che poi ti lasciano un po' come... Quindi, vorrei, ma poi in realtà non ci riesco, capito? O forse non posso, nel senso che... Ma non so, è forse una direzione nella quale volevano cambiare qualcosa e sperare esatto, di acchiappare una clientela diversa. Diversa, perché comunque parliamo di un brand che per
percepito come super lusso, perché comunque ha fatto la storia e, ripeto, è come dire Ferrari o Lamborghini. Nel mondo automobilistico il concetto è lo stesso. L'F3 di cui parlavamo prima, che ancora vendono, è frutto di quella linea lì di 20 anni fa, è talmente bella che ancora la vendono. Hanno fatto la super veloce, come dicevo prima, che forse è la moto più bella attualmente in commercio, che è meravigliosa, che però è un controsenso rispetto a questa. Sembra che ci sono due concepimenti completamente diversi, due designer completamente diversi. Due matite completamente sì, diverse. Esatto, esatto. Qui c'è il faro giusto, il serbatoio che richiama, il tre quarti non è bruttissimo, però poi ci sono un sacco di pezzi montati tipo le alette. Troppi ghirigori. Esatto, lo scarico è emblema di questa moto. Sì. C'ha le quattro canne d'organo che citano tamburini, suona da paura, originale, suona da paura, però poi vai dietro e c'ha uno buco in mezzo grosso così, che c'è quella specie di comodino che sarebbe il codone, il sedile del passeggero, il gommone in mezzo e questi due scarichi che poi da dietro sono sgraziati, che sono distanti, capito? E è l'emblema di questa moto. Bene. Meccanicamente sì, esteticamente no. Forse. Perché, okay. E ritorno perché... a dire questione di gusti. Lo leggete sul cerchio posteriore, c'è la loro firma e quindi li ringrazio. Gli amici di MV Agusta della concessionaria di Roma, Piazza Carlo Magno. Dammi due motivi per comprarla e due motivi per non comprarla. Mm-hmm. È una domandaccia. Allora, ti dico quello che brutta, penso. Brutta, te l'ho fatta brutta, lo so. Due motivi per comprarla. Il primo per me, motore. Motore e suono, pazzeschi. Motore e suono a me mi fanno felice. Beh, cioè, già. Ecco. Motore e suono però sono due, Greggio. O lo metti insieme? La meccanica di questa moto qui. Ok. Quindi l'aggodimento dell'aspirazione, del suono, il motore che il spinge. Cambio no? No, perché abbiamo detto che ad altri regimi ti piace, ma in città è drammatico. Sì, andando piano. Non ci sono impostazioni del cambio? Io l'ho usata tutta in race. Ho capito, però allora non vale. Però il problema del cambio lo fa lo stesso. Oh sì? Sì, è ruvido comunque, sotto è ruvido lo stesso. Noi siamo talmente fighi che in città neanche le proviamo più le moto, andiamo direttamente. Ok. E l'altra cosa figa è questa del launch control, questa è una picchettina che c'ha solo lei. E come funziona, una moto parole? Praticamente ti fermi, premi il tasto, lo armi, te lo dice dal display, tiri la frizione, metti la prima, gas, porti la moto a 8000 giri circa, lei si trova il suo range e inizia a battere lì, lasci la frizione secco, di netto e parti. Ma proprio lo fa bene? Lo fa benissimo, benissimo. Okay. Due difetti. L'anti-wheeling funziona bene, però quel punto di vista lì, ottimo. Due difetti. Prezzo, dai. Prezzo. Troppo alto per quello che meccanicamente mi dà. Ma tanto tu non la compreresti comunque. No. Quindi esatto, leviamo questo, esatto. Dai, leviamo il prezzo. Sì, ok, tre allora. Altri due, dimmene altri due. È sgraziata. Sgraziata. Complessa, troppo pulente. Ti fa male che non abbia seguito la tradizione? È un po' troppo accessoriata, un po' troppo cicciottella dove non serve, c'ha sto culone. Quindi è un fattore estetico. Sì, sì. Cioè. Che poi si porta anche un po' di peso, però il peso alla fine... perdonabile, perché non sono tanti chili in più. Sono un po' di chili rispetto ad altri competitors di quell'alta fascia, però in senso assoluto non è una moto pesante. Bene, secondo difetto. Abbiamo detto che è sgraziata, il primo difetto. Un altro motivo per il quale non la compreresti? Ti ho detto il prezzo è in proporzione a quello che mi dai. Ok, però... Cioè, per esempio, questa moto, questa è la RS... Sì, ma se costasse poco, la compreresti? Se costasse 5.000 euro di meno, mi montasse le Hollins come la RR, la fusione fra le due, cerco di sintetizzarlo meglio. Sì. La RS è la versione più guidabile, più stradale, che rispetto alla RR è migliorata nella posizione di guida, che non è confortevole, è semplicemente utilizzabile, cioè l'altra era impossibile. Però la RR c'ha le Hollins, per esempio, come sospensioni. La RS no, funziona bene la forcella davanti, però dietro c'ha un sacco. Cioè, non è che funziona male, funziona tutto bene, però per 30.000 euro avrei preferito un RS con i componenti della RR, ecco. Va bene, ok. Allora, prezzo, è sgraziata. Sì. Pregi. Un bel motore, un gran bel motore, una bellissima erogazione. Suono pazzesco. E launch control. E launch control. Vabbè, abbiamo abbinato il motore al suono anche. Bene, io direi che a questo punto
prima di continuare. È comunque talmente esotica. Sì. Che ti guardano tutti, cioè l'esclusività. C'è una, tutta... esatto, è esclusiva, la gente ti guarda e dice: ma questa che moto è? Io perché sono stabile, che roba è. Non vorrei farmi spianare dai nostri carissimi follower. No, ma mi fa piacere parlare. Non sono un esperto proprio di questa moto, e quindi sono qui che ti interrogo. Sì. Ma è vero che ce ne sono così poche in giro? Allora, l'azienda non naviga in ottime acque, infatti, dopo tante per i pezzi e passaggi di mano, proprietà, cioè, si è ritrovata ora con KTM. Quindi, questo è stato, diciamo, i numeri di vendita un tentativo disperato, quasi. Se, le ultime moto presentate sembrano tentativi disperati. Sono tutte presentazioni in pompa magna e poi sono arrivate lì e... Che peccato, direi. Sì, perché esatto. Che so che tu ami molto il marchio, anche a me piace molto. Assolutamente. Hanno fatto dei capolavori assoluti. Ma il mio nuovo outfit vi piace? È tutto nero, ma l'avete riconosciuta la felpa? Come diceva Ceccherini, americanizzato fino ai coglioni. Officina del pilota. Clicca, vai, iscriviti.